trasformazione del territorio sulla base della cultura e sulla base del processo partecipato è il motivo che mi ha portato a chiedere il contributo di Stefania Pelloni di Città Attiva e di Gioia Gattamorta dell'Ordine degli Architetti di Ravenna, perché evidentemente la DARSENA di città rappresenta, insieme ad altre porzioni del territorio, la grande scommessa del futuro di questa città. E io credo ancora più che per quanto riguarda la trasformazione dei manufatti che saranno contenuti all'interno di quel luogo, sulla DARSENA si gioca anche molto del modo di fare politica, del modo di fare portare avanti quella società densa che rappresenta uno dei punti di forza di questa città. Parto con Stefania Pelloni, Città. Grazie, ne approfitto per rimanere in piedi e gestire meglio la situazione rispetto alle nuove tecnologie. Avrei dovuto gestire direttamente questa presentazione, quindi cercherò di farlo con dei gesti semplici, con la cabina di regia. Se possiamo dare un attimo più di... Okay. Dunque, vi ringrazio tantissimo Andrea per avermi chiamato in rappresentanza del mio servizio a questo incontro. È un onore per noi essere presenti come cittadini attivi alla candidatura della nostra città a capitale della cultura. Nel momento in cui sono andata a preparare la presentazione per questa sera, la mia prima osservazione è stata quella che forse non ero io a meritare l'onore di essere qui questa sera, ma le persone che hanno partecipato e contribuito attivamente a una trasformazione importante della nostra città, che è l'Isola San Giovanni. E quindi ho pensato di dare loro voce. Partirò con il racconto stretto, e quindi mi sono dati i tempi della presentazione per riuscire a stare nei tempi della serata e non rubare altro tempo ai partecipanti. Andiamo avanti con le slide, e la prima precisazione che vi volevo fare è quella che in realtà il pensiero comune della città è quello che con il processo di partecipazione della DARSENA Ravenna si avvicini per la prima volta alla partecipazione dei cittadini. Città Attiva in realtà è un servizio dell'amministrazione comunale, è uno sportello di cittadinanza attiva dell'amministrazione comunale che è gestito da operatori di una cooperativa sociale che è il Villaggio Globale, di cui facciamo parte io e i miei colleghi. È nato nel lontano 2007, quindi un po' di tempo fa. Per andare incontro a quelle che erano le esigenze del territorio e soprattutto le segnalazioni dei cittadini rispetto a una situazione di degrado. Possiamo andare avanti con le immagini. Vi riassumo i contenuti delle scritte, però continuiamo a vedere le slide. Cittadina, dicevo, è nato per volere dell'amministrazione per far fronte a delle segnalazioni dei cittadini in merito a considerazioni rispetto al degrado della città. Abbiamo attivato nel 2007 l'inaugurazione di una location fisica, via Carducci numero 14, nella zona della stazione, ospita i locali di cittadinanza attiva. Abbiamo svolto in tutto il periodo di attività dal 2007 fino ad oggi diverse attivazioni del territorio, a partire dall'inaugurazione stessa, che non è avvenuta nei locali fisici dove avremmo proseguito le nostre attività di cittadinanza, ma direttamente nei negozi, insieme con i residenti, insieme con i cittadini che, come nel processo partecipato della DARSENA, hanno aiutato noi operatori a trovare le basi di partenza per un lavoro comune e condiviso. Il primo lo abbiamo fatto scegliendo la metafora del cambiamento che ci è più cara, che è quella che con l'impegno di tutti anche le cose brutte possono diventare belle. E lo abbiamo fatto concretamente scegliendo di non godere
delle nuove, dei nuovi arredi che l'amministrazione ci metteva a disposizione come servizio, ma di trasformare attivamente le cose che altri pensavano di buttare. E quindi tutti gli arredi che accolgono Città Attiva sono in questa, vanno in questa direzione. Questo anche per riprendere un attimo le parole di Bauman prima, rispetto al, all'utilizzo degli spazi e il fine ultimo degli interventi partecipati. Come la Darsena, anche Città Attiva è un progetto di partecipazione che ha degli eventi, perché insieme con i cittadini ha progettato, organizzato e trasformato una parte della città che era vissuta in maniera negativa. Lo ha fatto attraverso degli eventi concreti e delle azioni sul territorio che però sono il fine ultimo di una partecipazione. L'importante per noi mediatori, per Città Attiva, come per il percorso partecipativo della Darsena, è il passaggio, il momento di preparazione all'evento finale, la parte importante del, del percorso. Andiamo avanti. Città Attiva, dicevo, e qui c'è un altro parallelismo con il percorso della, della Darsena, è quello di partire sulle fasi di conoscenza per arrivare poi all'integrazione e all'accoglienza. Andiamo avanti con la prossima slide che ci fa vedere direttamente una... non mi ricordo quale c'è, ve lo dico, appena arriva. Una delle attivazioni, una delle prime attivazioni che sono state realizzate all'interno del, dei giardini Speyer, la presenza dei bambini della città tutta a una animazione territoriale che poi è proseguita dal 2007 fino ad oggi. E questo è un po' quello che intendiamo sviluppare anche nel processo partecipativo della Darsena. Siamo coscienti tutti, l'amministrazione, i cittadini e partecipanti del percorso partecipativo, che i tempi saranno molto lunghi, che domani non si costruirà, non si ristrutturerà, però come ci ricordava Bauman prima, quello che è importante è il processo che ci porterà a questa trasformazione. Il percorso che abbiamo attivato sulla Darsena andrà in questa direzione, perché siamo arrivati alla fase finale, diciamo così, della prima tappa del percorso partecipativo, con una modalità che in città ancora non era arrivata, che è quella dell'Open Space Technology. Abbiamo avuto ospite 2 settimane fa, se non sbaglio, sono passati velocissimi, però 2 settimane fa, Marianella Sclavi, che ci ha guidato nella costruzione di quello che diventerà, verrà consegnato il 17 dicembre alla, ufficialmente all'amministrazione, il documento finale, che è l'esito della partecipazione dei cittadini. Dicevo, questa è la prima tappa, la fine della prima tappa del percorso partecipativo. I cittadini si sono incontrati, hanno discusso, ragionato, abbiamo intervistato tantissime persone, racchiuse anche in categorie nel momento dei focus group. Ognuno è riuscito a dare la propria impronta e il proprio segnale di partecipazione all'evento. Dopo i focus group sono stati fatti altri processi, altre attivazioni, ma quello che mi premeva come cosa importante è quello che dai primi incontri di partecipazione con i cittadini è emerso proprio questo desiderio di diventare protagonisti attivi della propria città e di attivarsi in delle azioni concrete subito, nell'attesa del poi. Hanno cominciato a incontrarsi e a discutere, lo faremo da gennaio con l'anno nuovo, a rincontrarli personalmente, perché quasi tutti, soprattutto i gruppi più riconosciuti, hanno dato la loro disponibilità gratuita e volontaria ad entrare e proseguire questo percorso di accompagnamento nella partecipazione. Andiamo avanti.
stata realizzata Cittattiva e che è collegata anche alla Darsena rispetto al tema delle nuove migrazioni, che è uno degli elementi che è emerso in questo percorso partecipativo, soprattutto per la grande presenza di popolazione migrante nella zona del quartiere Darsena. E questo è un esempio concreto di come la città, attivata su stimolo dell'amministrazione comunale, è riuscita a dare voce a quelle realtà che, nello specifico a Cittattiva, quindi nella zona dei Giardini Speyer, diventano attività virtuose anche per il resto della città, insieme contro il degrado dei piccoli e semplici gesti che possono essere messi in campo direttamente dai cittadini, con i cittadini e per i cittadini. Questo è un esempio di trasformazione di uno spazio brutto, riconosciuto come tale da tutte le persone che frequentavano la stazione di Ravenna. Per 2 anni abbiamo avuto segnalazioni al nostro servizio di lamentele per il degrado in cui versava la cabina del radiotaxi di fronte alla stazione, e un'azione concreta in attesa dello spostamento che era stato annunciato anni fa dal sindaco, che ancora non è avvenuto, ha portato alla fine di una lamentela, cioè la cabina del radiotaxi è stata ristrutturata e sistemata dai cittadini. Mi viene da fare un parallelismo che forse è esagerato con il murales che abbiamo visto prima, però un'azione concreta di come può essere trasformato il proprio territorio, a partire non da competenze specifiche, quindi da grandi professionalità, ma dai singoli cittadini che desiderano farlo. Ci sono? Ok.